Allora, a Camerino abbiamo il presidente Domenico Quadraroli, finisce 2-2 e c'è un po' di delusione. Sì, delusione perché fino al 2-0 è una partita dominata con parecchie occasioni da gol, un rigore sbagliato, poi ecco negli ultimi minuti due punizioni, forse una squadra un po' troppo giovane, inesperta, ha commesso degli errori, però è meglio che l'hanno fatti oggi che in campionato. Santoni se n'è andato un po' arrabbiato. Sì, perché è una partita dominata, a un certo punto sul 2-0 tutti volevano segnare, invece bisogna imparare che la partita ce la portata a termine e fortuna, ripeto, che non è in campionato. I rigori falliti lo scorso anno, due anni fa, e quest'anno si ricomincia così? Sì, penso che dipende dalle porte, perché i giocatori sono diversi, questo giocava con Muccia, purtroppo dipende dal campo, no? I giocatori, abbiamo cambiati tutti, è meglio le punizioni dei rigori. Siamo con il tecnico Michele Palazzi, 2-2, dica la verità, ci sperava? Inizialmente a sperare ci si spera sempre, perché comunque uno viene a giocare a pallone per giocarsela, poi logicamente la caratura del Camerino non si discute, perché comunque è una squadra che nel primo tempo ha dominato nettamente, ha avuto un paio di occasioni finite sul palo e sulla traversa, un rigore parato, quindi diciamo il Camerino sicuramente ha fatto meglio di noi. Quello che poi ecco mi è piaciuto dei ragazzi, visto che noi siamo veramente in questo momento un po' contati, diciamo, è stato comunque il fatto di non aver mollato, di aver continuato a giocare, anche perché noi siamo ancora in una fase di preparazione, quindi utilizziamo la Coppa più che altro per fare un po' di fiato, per trovare un po' di affinità tra i giocatori, che è una squadra completamente nuova, e quindi ecco il piacere di aver pareggiato un po' inaspettatamente. Sicuramente il Camerino avrebbe meritato la vittoria, però il calcio è così a volte. Calci piazzati, Ramazzotti prima, Marinelli poi. Beh, adesso poi Marinelli è stato anche quello un po' più pericoloso dei suoi. Sì, beh, diciamo Marinelli e Ramazzotti non li scopro io, sono due ragazzi rispetto a me, però cominciano anche loro ad avere qualche annetto e quindi hanno un'esperienza alle spalle di tanti campionati, sicuramente hanno tecnicamente qualcosina in più rispetto agli altri miei giocatori, anche se poi magari ecco, bisogna sopperire magari alla poca corsa con altri giocatori che magari corrono anche per loro, però ecco loro poi hanno questi colpi tra virgolette da campione che magari risolvono una partita. Buono anche il portiere, anche se ha provocato un rigore così, discusso anche, viene da Cannara, dall'Umbria, e poi ha fatto, se non sbaglio, entrare nel secondo tempo il secondo portiere, sbaglio? Non sbaglia. Non sbaglia. Sì, allora, diciamo il nostro portiere è un ragazzo serio che viene dall'Umbria, è sicuramente un portiere di lusso per questa categoria, perché comunque ha calcato campi anche di eccellenza in Umbria, quindi sicuramente è un ottimo elemento. Quanto riguarda il secondo portiere, oggi essendo a corto di uomini, perché alcuni non sono stati ancora tesserati, qualcuno ancora in ferie e qualcun altro ancora deve firmare, quindi ci siamo trovati a sopperire a qualche carenza con l'altro ragazzo che comunque si è disimpegnato bene giocando terzino destro, per lui era la prima volta, però ecco o entrava lui o entravo io, quindi sicuramente è meglio lui che è più giovane.